Perigas, la forma pensiero di V.B. L'acqua era uno stato di coscienza della vita macrocosmica e insieme della vita microcosmica. Lo stesso era per i gas e per la materia solida. Ma perché esistono tutte queste differenze, chiese Katia? Perché la dualità ha origine nel piano della coscienza, la cui natura è bene male, maschio o femmina, eccetera. Per farle meglio capire il concetto della macrocosmicità e, insieme, della microcosmicità, la guida usò l'esempio del foglio di carta su cui Katia aveva scritto le sue domande. La guida disse: questo foglio vive di vita macrocosmica, la materia che lo compone, e insieme di vita microcosmica, la percezione da parte tua della sua esistenza. Anche il tuo corpo vive di vita macrocosmica, la materia che lo compone, ma in più, rispetto al foglio di carta, vive di vita microcosmica il fatto che tu lo utilizzi, che tu lo percepisci, che tu ti identifichi in esso. Katia intuì allora che l'origine della realtà era lo spirito e non più la materia, come lei aveva sempre creduto. Poi giunse a considerare che tutto il macrocosmo vive di vita microcosmica, anche una montagna. La guida le spiegò che se questo è vero per una montagna che fa parte della Terra, non è più vero per una montagna che si trova su un pianeta che non è ancora conosciuto dall'uomo. Perché in questo caso la montagna vive solo di vita macrocosmica e non di vita microcosmica, perché quel pianeta è stato percepito dall'individualità cosmica, ma non dalle singole individualità di cui fa parte l'individuo uomo, che ancora non vivono su quel pianeta e che quindi non lo percepiscono.